Un artigiano elettricista ha perso la vita questa mattina cadendo da un ponteggio alto 6 metri mentre lavorava in una ditta di Castelvetro. A Caorso sono molto serie invece le condizioni di una giovane ciclista investita da un'auto. Ieri, incidente mortale in provincia di Venezia per il 44enne piacentino Loris Conca. Nonostante l'annuncio del comune, stamattina non sono iniziati i lavori per il parcheggio interrato in Cittadella. Presenti invece i manifestanti che presidiano l'area contro l'abbattimento di 15 alberi. Intanto è stato avviato il cantiere in via Maculani per le nuove fermate del bus. Si è chiusa la 23esima edizione di Concorto nel Parco Raggio a Pontenure. L'Asino d'Oro è stato vinto dal film 2720 di Basil da Cugna, che esplora il quartiere clandestino di Reboleira a Lisbona con piani sequenza lunghi e immersivi. La 14esima edizione della Settimana della Letteratura di Bobbio si è conclusa con la premiazione dei piacentini dell'anno a Astutillo Malgioglio e Francesca Lipeti, esempi di solidarietà. Calcio Serie D, inizia male la stagione del Fiorenzuola di mister Cammarotto, sconfitto per 1-0 dal Crema nel turno preliminare di Coppa Italia ed eliminato. Piacenza, in arrivo Sartore. Tutte le altre notizie in tempo reale sul sito liberta.it.